che utilizza, è brutto dirlo così, ma che utilizza i bambini soldato. Per cui noi chiediamo appunto di porre fine a questa missione che peraltro è costosissima, sono circa 180 milioni di euro che servono per un anno, e chiediamo di spostare una parte cospicua di quei fondi alla cooperazione internazionale. Soprattutto visto che siamo lì per addestrare le forze di polizia e le forze militari dell'Afghanistan, in un paese appunto dove esiste in maniera importante e per noi inaccettabile il problema appunto dell'utilizzo dei bambini soldato. Grazie. Grazie a lei, onorevole Pini. Ha chiesto di intervenire? No. Allora, siamo agli identici, 2.1 Piras, 2.2 Spadoni, 2.50 Gianluca Pini, parere contrario, quinta commissione, governo e relatore di maggioranza, parere favorevole, relatore di minoranza, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Capelli, Di Lello, Silvia Giordano, chi altro non riesce a votare? Agostini, Fabbri, altri? Onorevole Pannarale. Ok, la votazione è chiusa. Presenti 394, votanti 391, astenuti 3, maggioranza 196, favorevoli 112, contrari 279, la Camera respinge. Siamo al 2.3, Gianluca Pini. Prego, onorevole Pini. Grazie Presidente. Ma smentendo quello che il Governo aveva detto circa un anno fa in quest'Aula, cioè che la nostra presenza in Afghanistan avrebbe seguito un processo di smantellamento molto rapido, chiaramente, come tante altre promesse fatte dal Governo Renzi e dai suoi esponenti, ci troviamo invece all'interno di questo decreto un rifinanziamento ancor più pesante per la presenza dei nostri militari nello scenario afghano. Si sono ritirati sostanzialmente tutti, non vi sono particolari situazioni di crisi, certo non è il paese più tranquillo del mondo, ci mancherebbe altro, ma onestamente il nostro impegno e l'impiego di forze armate su quel territorio, soprattutto